Un'ora di televisione può cambiare ogni cosa. Tre donne e un whippet. Mai vista la BBC una cosa simile quando ho iniziato io. L'indagine si è estesa oggi anche al suo amico, il principe Andrea, duca di York. Sam, facciamo pressioni su Buckingham Palace. Voglio l'esclusiva. Passi tutto il giorno a caccia di una storia che non otterrai. È così che si lavora. Il mio lavoro? Il rimedio personalità che gli altri non riescono a raggiungere. Salve a tutti. Ha un problema che non riesce a eliminare. Valutiamo solo delle opzioni e come vede c'è una zona rossa. Non mi ero mai intrufolata di nascosto a palazzo prima d'ora. Se rilascerò un'intervista, la domanda è perché voi? Col dovuto rispetto, sa come la chiamano le persone? Perché non me lo ripete lei? Andrea, l'arrapato. Col dovuto rispetto? È cambiato tutto. L'FBI farà irruzione a casa di Epstein. Lei non può restare in silenzio. Salone sud del palazzo. Due sedie al centro della stanza. Come in un western. Se commettiamo qualche errore, se non usiamo il tono giusto, la notizia non sarà lui. Saremo noi. Sua Altezza Reale. Domani sera ascolteremo per la prima volta le parole del Duca in persona. Beh, direi che è andata bene. In ogni parte del mondo è questa la notizia. È l'unica notizia. Vattene! Questa storia assumerà proporzioni enormi. Questa intervista ne vale la pena? Sì, ne vale la pena.